E ora? Che spettacolo! Risottino. Video. Ok, oggi andiamo a fare un bel risottino con gli zucchini e cipolla di Tropea e una fonduta sopra di formaggio. Una cosa molto buona e molto semplice. Andiamo. Ok, prendiamo le nostre zucchine e io le andrò a fare così. Ok, in questa maniera. Bella cipolla di Tropea, vediamo, e mettiamo in casseruola sia lo zucchino sia la cipolla, tutte e due insieme. Prendiamo l'olio abbondante, io ci butto dentro anche un pomodoro per dargli un po' di colore. Ok, facciamo cuocere, ci ho messo anche la noce burro per addolcire e mandiamo tutto a cottura. Facciamolo bollire per 10 minuti, ammorbidire il tutto. Non deve cuocersi completamente perché poi dovrà finire la cottura del riso. Io ci andrò a mettere del cannaroli, questo qui è un liquido che mi servirà un brodo dopo per allungare per fare il risotto. Tutto ci ho messo sale quanto basta, pepe quanto basta, un pizzico di cannella e un pochino di piccante. Facciamo la fonduta, un po' di formaggio, in questo caso ci ho messo un po' di misto, pecorino, romano e un po' di panna. E andiamo ad amalgamare tutto. Bene, 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 bene. L'ho messa in microonde un minuto, vedete? Ok, via il risotto, un pugno a testa. Ok, facciamo, iniziamo a tostarlo bene bene. Che profumo! Voi dite perché non l'ho tostato, perché questa qui è una ricetta che va fatto così. Beh, io mi sono preparato un brodo e il segreto del risotto non è affogarlo, mettete un po' di acqua e poi fatelo asciugare e via così, di continuo, tatta, il famoso risotto all'onda, un pezzettino di burro, un pochino di formaggio e via. Ho riscaldato la fonduta qualche secondo in microonde e ora che spettacolo, risottino. Video. Siamo arrivati, guarda cosa, facciamo l'assaggio e faccio la fine del video. Vieni, facciamo l'assaggio assieme, dai, così. Guarda la camera. Venitevi aggiornati per un'altra ricerca come questa. Ciao, basta.